Nuovamente ad Ecomondo, nuovamente per questa quarta ed ultima giornata della manifestazione dedicata alla sostenibilità, chiamiamola così in termini più generali. Abbiamo con noi Leonardo Fournier, che è il Coordinator Group Marketing del gruppo Sirmax. Salve, buongiorno. Presentiamo con te l'azienda, diciamo, che cosa fa, quali sono il core business quindi della vostra realtà. Certo, grazie per l'invito. Il gruppo Sirmax è una realtà italiana che opera sul mercato della distribuzione e produzione di materie plastiche dal 1964. E in tempi non sospetti ha deciso di fare di quella che è la sua strategia multiprodotto, di aprire la sua strategia multiprodotto anche l'introduzione di materiali sostenibili quali plastiche riciclate, plastiche biodegradabili e compostabili, proprio per avere un'offerta di mercato, un'offerta di portafoglio molto ampia che riuscisse a sostenere quelle che erano le richieste anche degli stessi clienti del mondo auto elettrodomestico di cui il gruppo fornisce da molto tempo, questa crescente richiesta di materiali che comunque fossero performanti ma allo stesso tempo sostenibili in termini di riduzione di CO2, quindi di emissioni rispetto a materiali comparabili che venivano usati fino a qualche tempo fa e che vengono usati anche tutt'oggi. Per questo il gruppo porta ad Ecomondo, diciamo, consolida un po' quello che è il percorso che sta facendo all'interno del grande capitolo della sostenibilità, andando a rappresentare anche attraverso un plastico di dimensioni abbastanza importanti quello che è il processo di rigenerazione e recupero di materie plastiche, che non vuole essere soltanto un recupero rifiuto e quindi lo tolgo da una possibile direzione di scarico o direzione di incenerimento, ma gli do un valore aggiunto e quindi do a un prodotto che non è poi molto nobile come quello di come il prodotto post consumo che noi buttiamo nella raccolta differenziata, e gli vado a dare un upgrade, quindi faccio un vero e proprio upcycling per renderlo con una successiva lavorazione un prodotto che possa essere performante per servire poi le applicazioni del settore auto elettrodomestico. E quindi questo panorama e questo sistema produttivo è ben visibile nel nostro stand qui a Ecomondo. E per il futuro quali programmi avete? Il gruppo per il futuro al momento vuole scaricare a terra gli 80 milioni di euro che sono stati investiti con l'acquisizione di due realtà italiane, appunto per la produzione di polimeri circolari da riciclo meccanico post consumo e biopolimeri dall'altro lato. E abbiamo aperto una filiale anche in Nord America che si occupa sempre del riciclo meccanico di scarti, in questo caso post industriale, perché il territorio americano non è ancora pronto a lavorare con i materiali post consumo come invece facciamo molto bene qui in Italia, anche se le tecnologie che abbiamo portato sono le stesse che usiamo in Italia e quindi sono già pronte per la lavorazione di materiali che vengono dalla raccolta differenziata. E sicuramente, oltre a scaricare a terra gli investimenti, continuare nella strada di produrre sempre più materiali, magari, perché no, aprire anche altre linee di prodotto che oggi si vanno consolidando nel mondo anche del rifiuto RAE, quindi cosiddetti tecnopolimeri, che oggi appunto molte aziende stanno iniziando a lavorare e che sempre di più saranno indispensabili per raggiungere i target di contenuto minimo di riciclato che il mercato ci chiederà e i nostri clienti ci stanno già chiedendo. E quindi è un mercato in espansione, si può dire? È un mercato sicuramente in espansione. In Italia siamo già molto ben avviati, lato poliolefine, quindi polipropilene, HDPE e PET. Stanno lavorando molte aziende per poter creare delle nuove filiere e per poter fornire materiali anche diversi che oggi sono un po' meno diffusi, come appunto tecnopolimeri, polistirolo, ABS e altri rifiuti di questo tipo che appunto derivano da scarto RAE, quindi grandi e piccoli elettrodomestici. Quali sono le scelte che vi stanno guidando da questo punto di vista? Ma sicuramente ci accorgiamo che i clienti hanno molte idee, hanno molti punti di vista su questi temi, alcuni hanno delle idee molto chiare, altri un po' meno, e penso che noi con il ruolo di produttori di materie plastiche dobbiamo dare quello che è l'input al cliente per fargli capire come poter creare poi un percorso relativo alla sostenibilità di prodotto reale. Ci sono molti falsi miti ancora da sfatare, ci sono ancora molte cose da sistemare, però
Sicuramente il cliente per noi è molto è il primo traino verso la sostenibilità, e noi dobbiamo accompagnarlo come produttore, appunto come tecnici dei materiali, per fargli capire quello che si può fare e quello che non si può fare, cercando un percorso che sia anche esso sostenibile e realizzabile. Grazie quindi a Leonardo Fournet, che è del gruppo Sirmax, che è stato con noi. Noi vi diamo appuntamento al prossimo ospite, intanto un breve stop.